La mia speranza è che venga fatta giustizia, che emergano senza più dubbi la nostra innocenza e la verità su quanto accaduto, non solo per noi, ma anche per le povere bambine. E se si riuscisse a trovare anche il vero colpevole? Io voglio giustizia. Ho subito troppo. Sono vittima di una grave ingiustizia e desidero che il mio nome venga riabilitato. Queste le parole di Ciro Imperante, condannato all'ergastolo insieme a Luigi Schiavo e Giuseppe La Rocca per il massacro di Ponticelli. Era il 3 luglio 1983, quando furono rinvenuti i corpi senza vita di Barbara Sellini, di 7 anni, e Nunzia Munizzi, di 10. Le bambine erano state seviziate, brutalmente uccise e poi bruciate. Il crimine avvenne nella periferia di Napoli, nel quartiere Ponticelli, in una zona allora utilizzata dalla camorra per corse clandestine di cavalli e come discarica abusiva. Tra le sterpaglie e i cumuli di spazzatura, i corpicini martoriati delle bambine furono trovati vicino a una sopraelevata che oggi collega la città con i paesi vesuviani. Barbara e Nunzia erano scomparse la sera del 2 luglio 1983. I genitori e i residenti del quartiere iniziarono subito a cercarle, ma le ricerche non ebbero esito positivo. Il giorno successivo, intorno a mezzogiorno, venne fatta la terribile scoperta dei loro corpi straziati. Le indagini si rivelarono subito complicate. Nessuno sembrava aver visto o sentito nulla. Tuttavia, una compagna di banco di Nunzia Munizzi dichiarò di aver visto le due bambine a bordo di una Fiat 500 blu la sera del 2 luglio, dopo le 19, vicino a una pizzeria. Il suo racconto fu confermato anche da altri testimoni. Silvana, un'amica delle vittime che quella sera avrebbe dovuto essere con loro, raccontò che Barbara e Nunzia le avevano detto di avere un appuntamento con un ragazzo più grande che voleva offrire loro un gelato o qualcos'altro. Questo ragazzo, soprannominato Gino, guidava una Fiat 500 verde scuro, era alto circa 1,75 m, di corporatura robusta, con capelli biondi e lisci, baffetti sottili ed efelidi sul viso. Barbara e Nunzia lo chiamavano Tarzan tutte lentiggini. Inizialmente le indagini si concentrarono su Corrado Enrico, soprannominato Maciste per la sua corporatura robusta, un ambulante che si trovava nel rione Incis poco prima della scomparsa delle bambine e possedeva una Fiat 500 blu. Inoltre, le dichiarazioni di Corrado Enrico lo portarono tra i sospettati. Ammise di aver parcheggiato la sua Fiat 500 nella stessa zona in cui erano scomparse le bambine e dichiarò di aver parlato con due ragazzine prima di rientrare intorno alle 17:30-18. Sua moglie lo contraddisse, affermando che era rientrato molto più tardi. Enrico dichiarò anche di avere una forte attrazione per i bambini e di comportarsi in modo violento con loro, a volte sotto l'effetto dell'alcol, di cui abusava frequentemente. Nonostante questi gravi sospetti, gli inquirenti non erano convinti del suo coinvolgimento nel duplice omicidio. La sua auto non fu sequestrata e alla fine non fu arrestato. Con il tempo, Enrico distrusse la Fiat 500 blu, portandola da uno sfasciacarrozze, nonostante suo cognato avesse espresso interesse a comprarla per 140.000 lire, una somma considerevole che gli avrebbe fatto comodo. La Fiat 500 blu di Enrico aveva un fanalino anteriore rotto e un cartello "Vendesi", caratteristiche corrispondenti alla descrizione fornita dall'amichetta delle bambine. Inoltre, Enrico aveva baffetti, capelli biondi e lentiggini, proprio come indicato. Fu successivamente Vincenzo Esposito a indirizzare le indagini verso Ciro Imperante, Luigi Schiavo e Giuseppe La Rocca. Esposito era un giovane che, il giorno prima del delitto, era stato visto chiacchierare con Barbara e Nunzia. Inizialmente fornì dichiarazioni false riguardo ai suoi movimenti, ma dopo essere stato smentito dai testimoni, ammise di essere stato con le bambine insieme al cognato e successivamente accusò uno dei fratelli, La Rocca e Ciro Imperante. Fu arrestato per favoreggiamento e sospettato di essere coinvolto nel delitto, sia per l'alibi falso fornito, sia per i suoi atteggiamenti reticenti, ma alla fine la sua posizione fu archiviata. Napoli era sconvolta. L'assassino delle due povere bambine suscitava più paura della camorra.
poiché poteva colpire di nuovo. La pressione sugli inquirenti aumentò e si decisero a collaborare con Carmine Mastrillo, fratello di Antonella Mastrillo, amica delle bambine scomparse e frequentatore del rione da cui le piccole erano scomparse. Inizialmente, Carmine Mastrillo non fornì dettagli utili sull'atroce crimine, dichiarando di non avere sospetti da segnalare e di non poter dire nulla di rilevante. Tuttavia, sotto la pressione degli inquirenti, Mastrillo cambiò versione e offrì una nuova ricostruzione dei fatti. Secondo il suo racconto, Ciro Imperante, Luigi Schiavo e Giuseppe La Rocca avrebbero rapito le bambine e le avrebbero uccise tra le 19:30 e le 20:30 per poi raggiungerlo in discoteca e raccontargli l'accaduto. Questa dichiarazione rappresentò una svolta nelle indagini. Il 3 settembre 1983 Giuseppe La Rocca, Ciro Imperante e Luigi Schiavo furono arrestati e accusati del duplice omicidio delle bambine. All'epoca avevano tra i 18 e i 21 anni e risultavano tutti incensurati. Nonostante le loro reiterate dichiarazioni di innocenza, furono condannati all'ergastolo. Ancora oggi sostengono di non avere alcun legame con la morte delle bambine. Ciro Imperante ricorda: «Mi sono trovato all'inferno perché il carcere di Poggioreale, dove fui rinchiuso, era allora un vero inferno in terra. C'era una guerra di camorra e i morti ammazzati erano all'ordine del giorno. Avevo solo 18 anni e mi pesava addosso un'accusa orribile. Prima di essere coinvolto ingiustamente in questa vicenda, ero un ragazzo normale, in attesa di entrare nella Guardia di Finanza. Avevo superato il concorso e l'esame, mi dovevano solo chiamare, e purtroppo quella chiamata avvenne il giorno dopo il mio arresto». Quando ormai Ciro Imperante era considerato uno dei tre mostri che avevano ucciso Barbara Sellini, 7 anni, e Nunzia Munizzi, 10 anni, Carmine Mastrillo, chiamato a testimoniare davanti alla Corte d'Assise, tentò di ritrattare le sue dichiarazioni, sostenendo di essere stato costretto a mentire, ma non fu creduto. Per i giudici, i colpevoli dell'orrendo duplice omicidio erano Ciro Imperante, Luigi Schiavo e Giuseppe La Rocca, che furono condannati all'ergastolo. Nel tempo, i tre hanno presentato tre richieste di revisione del processo, tutte rigettate. Dopo 27 anni di carcere, sono stati finalmente liberati nel 2010, ma continuano a lottare per dimostrare la loro innocenza. Conclude Ciro Imperante: «Credo che la verità potrebbe ancora emergere se ci fosse la volontà di cercarla. Se fosse stato un errore giudiziario involontario, si sarebbe trovata una soluzione. Invece la nostra condanna non fu un errore. Hanno fatto di tutto per incastrarci, ma continuano a lottare per dimostrare la loro innocenza». Conclude Ciro Imperante: «Credo che la verità potrebbe ancora emergere se ci fosse la volontà di cercarla. Se fosse stato un errore giudiziario involontario, si sarebbe trovata una soluzione. Invece la nostra condanna non fu un errore. Hanno fatto di tutto per incastrarci,